Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Eccomi qui, anche oggi con voi per una nuova ricetta. E cosa facciamo? Oggi ho deciso di fare il coniglio alla cacciatora in bianco. Siccome sono stata da un contadino che alleva conigli, ho detto: senti, mi sa stamani lo faccio alla cacciatora perché viene buonissimo. Allora, ho pulito il coniglio e l'ho fatto a pezzi, mezzo l'ho messo via, mezzo ce l'ho qui e l'ho tenuto a bagno nell'acqua con un filino d'acqua per farlo sciacquare bene, perché sapete, se no sa troppo, siccome è un coniglio di contadino, un coniglio nostrale, insomma allevato naturalmente, hanno un po' un sapore un po' forte, quindi lo tengo nell'acqua, in una ciotola d'acqua, e faccio andare a filo l'acqua di modo che scorra e gli va via questo odore un po' di forte. Quindi l'ho preso, l'ho fatto a pezzi e ora è qui pronto per andare nel tegame. E cosa mi serve poi? Poi ho fatto un po' di trito con aglio e rosmarino, un bel trito abbondante. Poi mi occorrono delle olive nere, del vino bianco e poi a fine cottura un pochino d'aceto. Quindi procediamo. Cosa faccio? Metto intanto, aspetta, si accende il fuoco, e metto l'olio nel tegame. Di solito viene fatto arrosto, così è molto buono, viene tenero, viene gustoso e piacerà anche ai più piccini. Io, come vi dico sempre, sono abituata come i nipoti, brando e mangio anche buio tra poco, sicché non fo testo. Se non si sta attenti, passa, ci dà anche morso. Lo faccio un pochino prendere calore, metto il coniglio qui, si mette anche il lombino e il fegato, che sono buonissimi, e metto il trito così abbondante. Sale, che profumo, pepe, e si fa rosolare. Thank you.
questo lo tengo perché ora quando è cotto il fegato, perché sennò viene troppo stracotto, lo tolgo e ce lo vado ad aggiungere dopo a fine cottura, quando gli devo mettere le olive, andrò ad aggiungere le olive. Si gira, si fa prendere bel colorino. Ecco qua. Eccolo. Bellino, bellino. Questo e questo qui lo lascio, questa è una parte, e faccio prendere colore. Intanto incomincio con un po' di brodo per non far bruciare così. Si fa prendere colore bene bene. Oh. Poi si sta pronti con il vino bianco. Un piatto che potete preparare anche in anticipo, perché è buono anche se lo riscaldate al momento, perché un pochino ci vuole a cuocerlo, quando deve cuocere piano piano, e così diventa morbido morbido, come del resto tutte le cose buone, un po' di più cottura ci vuole, se no. Ecco qui. Ora, ben dorato, comincio a schizzettare l'olio e ci vado a buttare il vino bianco. Così. Vedete? Viene sfumato bene bene, e questo gli toglie tutto il forte del coniglio, lo fa, e mettendoci il vino diventa ancora più tenero, perché l'alcol evapora, però cuocendolo un po' con il vino diventa più tenero. Prendo, chiudo e piano piano lo cuocio a fuoco basso, via via che si ritira il vino e per non farlo asciugare lo allungo con del brodo vegetale. Se avete del brodo di carne potete mettere anche del brodo di carne. Così, e lo vado a portare a cottura sui 20-25 minuti, ci vuole piano piano. Ci vediamo fra poco, quando quasi cotto, che c'è da metterci le olivine. Ecco qua il coniglio, è pronto, quasi pronto, perché ora si va a mettere le olive nere.
ecco qui. Poi ci potete mettere anche, volendo, a metà cottura, anche delle patate che prendano il profumo, il sughettino buono buono. Invece delle patate arrosto, fate le patate alla cacciatora insieme al coniglio. Un altro pochino di brodo. Così si alza un po' la fiamma per farlo ritirare bene. Un po' bene, 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 no? Però per fare questa cremina che fa. Un attimino, intanto prendo il piatto, perché ora, quando è ritirato un po' tutto il sughettino, lo vado a sommare. Ci metto una cucchiaiatina, una spruzzata d'aceto, e gli dà quel gusto, sempre aceto di vino bianco, eh. Ecco qua, gira bellino bellino, ecco qua, e vado a buttarci l'aceto. Così. Ecco qua, fatto. Ve lo faccio vedere ora. Eccolo. Pronto, fumante. E profumatissimo, buono. Impiattiamo, prendo un pezzettino del coscettino, anche questo. Olivine, e guardate questo sughettino qui, speciale. Eccolo qua, pepe. Pronto. Il coniglio alla cacciatora, pronto per essere gustato. Io vi do appuntamento sempre domani qui alla solita ora, mi raccomando, all'1:15, al tocco in quarto, prima del TG, ci sarò io e insieme a voi faremo un'altra ricetta. Chissà domani che ci sarà. Siete curiosi? Allora vi aspetto domani qui dall'Agriturismo Cannavota,
io e Lilio Pesca vi diamo appuntamento a domani. Ciao e non dimenticate di andare a tavola. Ciao, ciao, ciao. Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.